Il centro per l'autismo è praticamente pronto, ma c'è da definire a chi andrà in gestione. Senza fine la diatriba sul futuro della struttura di Rione Valle ad Avellino. La sua apertura è stata più volte annunciata. In un recente sopralluogo l'ASL si disse pronta a prendere in carico il centro e a trasferirvi anche la psichiatria infantile. Ma ora è tutto di nuovo in discussione. A renderlo noto è l'assessore ai lavori pubblici, Antonio Genovese, secondo cui c'è da risolvere la controversia sulla gestione tra Comune, Associazione Pianeta Autismo e azienda sanitaria locale. Il centro per l'autismo è quasi completo, manca poche cose, manca il completamento dell'impianto elettrico che l'impresa ha tutto già acquistato, non lo mette in opera per paura che venga vandalizzato. Allora, appena ci diranno chi dovrà gestire quella struttura, noi partiremo e potremo tranquillamente aprire anche il centro per l'autismo. Ma non lo doveva gestire l'ASL, non era stato già deciso? C'è una diatriba tra ASL, Comune, Pianeta Autismo. Noi come lavori pubblici intendiamo completare la struttura. Appena ci dicono a chi consegnare la struttura, noi nel giro di una settimana, 10 giorni, consegniamo la struttura. Vi ripeto, perché ci sono degli impianti da ultimare, non li abbiamo ultimati perché sono impianti costosi che se poi vengono vandalizzati è un peccato. Quindi il materiale c'era all'impresa, appena diamo l'ok per la messa in opera l'impresa partirà e quindi completerà l'intera struttura. Poi sicuramente ci sarà da fare un piccolo ritocco, un'ultima pitturazione, però questo lo lasciamo all'ultimo quando siamo là per completare la struttura.